Alla fine, volendo, se tu ci rifletti, è semplicissimo, se ci rifletti, cose brutte capitano ogni secondo in ogni posto del mondo, anche nel mio paesino di merda, di 8.000 abitanti. Posso chiederti qual è? Si chiama Nogara, che è a 30 km a sud di Verona. Ok. Io di stanotte sono andati i ladri a casa dei nostri amici, magari la settimana fa, adesso non mi ricordo, qualcuno è stato assalito, non lo so. Però se tu ascolti le cose cattive, le cose brutte che qualcuno ti racconta, non dovresti neanche più uscire di casa. Certo, perché certo. Le cose brutte accadono ovunque, anche le cose belle accadono ovunque. E allora bisogna concentrarci su ciò che per noi è importante. Per me è importante il buono che c'è. Allora io giro pensando al buono e in automatico la mia mente mi permetterà di incontrare le persone che la pensano nella stessa maniera. Questa non è una teoria vasta mia, questo qua viene spiegato dalla, come si chiama, dalla fisica quantistica. Esattamente, esattamente. Racconto che il nostro pensiero influenza ciò che ci accade e che dobbiamo essere positivi, perché attiriamo noi le persone positive, spesso la gente che per fare questo ci voglia fede. In realtà ci sono delle leggi fisiche che magari non siamo ancora riusciti a spiegare completamente, magari sì, però pochi le conoscono, però tutto questo è descritto dalla... ci sono delle regole, non è fede, ci sono proprio delle regole. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle in 2 anni e mezzo di viaggio. Ok.